Un gruppo di militanti per i diritti degli animali ha manifestato a Yulin, nel sud della Cina, per protestare contro il Festival della Carne di Cane che si tiene ogni anno in città. I dimostranti sono stati immediatamente dispersi da agenti delle forze di sicurezza, ma lo stesso sono riusciti a far passare il loro messaggio. Questi animali sono stati rubati, non è possibile che vengano trasformati in cibo. Possiamo tutti vedere che non rispettano le norme, però sono riusciti a strapparci gli striscioni. Ma nonostante la forte opposizione nell'opinione pubblica cinese, la carne di cane per molti resta una prelibatezza. Loro mangiano carne di mucca e di coniglio, se andassimo a dirgli di non farlo, lo accetterebbero. Le autorità provinciali del Guangxi hanno fatto sapere che il festival non è sponsorizzato dal governo locale e hanno imposto ai ristoratori una serie di restrizioni.